risultano altre dicerie da bar, altre chiacchiere da bar, così ce le dice prima, così dice almeno io adesso lo sapevo, ve l'ho detto. Io non voglio che si faccia in realtà, che si facciano in questo senso, con molta voi lo sapete meglio di me, cioè questa è una città in cui si parla, in cui vengono fuori dei chiacchierici, delle cose, che molto spesso vengono anche riportate dai web. Io non accetto una domanda di questo tipo, perché laddove io dovessi essere a conoscenza di qualcosa, se mi permettete, so quali sono i destinatari delle mie confidenze, delle mie denunce, quindi non credo che mi debba mettere in questa situazione a parlare di chiacchierici o di questioni. Io, per quello che mi Lei riguarda, può per anche non quello che accettare, ma l'ha dichiarato lei, non è che l'ho dichiarato io, per io. quello che mi riguarda e per quello che è il mio ruolo, io devo stare attento, devo stare attento. Ovviamente non ho l'ambizione e non ho la convinzione di non poter fare di quel carabiniere, cioè di non poter essere quello che ha la possibilità di controllare a 360 gradi quello che può succedere, quello che ipoteticamente può succedere, quello che non succede. Io devo svolgere le mie funzioni come è giusto che sia, perché io rappresento il sindaco e quindi laddove sono a conoscenza di alcune questioni, ho il dovere, sulla scorta del livello di conoscenza, di rapportarmi a chi devo rapportare. Quello che io dico è che su questo episodio, laddove venisse confermato, e deve essere di esempio a quanti possono essere vittime o potrebbero essere vittime di determinate azioni, a dare una mano alla procura, a dare una mano alla politica e dare una mano alla città, se permette, dare una mano anche al sindaco, perché io eticamente mi sento pulito, io voglio perseguire questa strada e credo che sia la cosa più importante, prima ancora che amministrare una città, sia quella di dare un segnale che le cose vadano in una determinata maniera. E quando c'è questo tipo di collaborazione, noi ce ne giochiamo. Lei ha tenuto a sottolineare la scissione prima, anche nelle risposte, tra l'attività della Giunta, ha detto all'inizio, mi pare che sia scritto proprio nella lettera, l'attività della Giunta dal consiglio, diciamo, dai consiglieri comunali. Quindi questa è una sorta di garanzia che lei vuole fare per il comportamento della Giunta. Forse non sono stato chiaro. Forse me lo spiega meglio questo fatto, cortesemente. Io voglio dire che questo episodio che si è verificato, e ribadisco ancora una volta, se si è verificato, perché noi, almeno per quello che mi riguarda, io non mi permetto a tutti i livelli di sostituirmi alla magistratura. Questo episodio non ha nulla a che vedere con l'azione politica e amministrativa dell'ente. Se questo episodio si è verificato, parte da una iniziativa personale che non aveva alcuna possibilità di influire su quelli che sono stati i processi e gli atti di indirizzo politico. Quindi non è voglio dire, una forzatura o un atto fatto in una direzione sbagliata. Io non vedo una responsabilità generale del governo cittadino rispetto a quello che è successo. Io vedo una responsabilità personale da quello che è successo, perché evidentemente qualcuno, se è successo, si è permesso di mettere in atto un'azione criminosa che, permettetemi di dire, anche se questo mi disturba notevolmente, è stata perpetuata, se è stata perpetuata, da un consigliere comunale. Ed è un'azione criminosa, ma che non incide, non può essere associata all'azione complessiva dell'ente, che in particolar modo su questo aspetto e su questo appalto ha lavorato nell'interesse della comunità e con la massima attenzione cercando di raggiungere un obiettivo. Se in questo meccanismo si è intromesso qualcuno a titolo personale, ha delle responsabilità personali. Che cosa c'entra l'amministrazione nel suo complesso? No, lei ha fatto la scissione prima, giunta da consiglio, io non è che... No, non è un atto di giunta né di consiglio. Sì,